Pace Shalom a tutti, sono Rabbino Clint Harel Fry di Perugia, di Beit Hallel, Beit Shalom, e vi voglio dare il benvenuto oggi alla parasha di questa settimana che si chiama Parasha Vaelech. E ho sbagliato la settimana scorsa a dire che era l'ultima parasha dell'anno ebraico, che non è vero. E quindi chiedo scusa perché con le feste è sempre un po', diciamo, un po' confusionale. E prima di iniziare questo tempo insieme, vorrei aprire in preghiera. Padre, ti voglio ringraziare per questo tempo insieme di poter studiare la tua parola e imparare sempre da te. Ti chiedo di guidarmi e che ogni parola che esca dalla mia bocca venga dal tuo Spirito Santo, dal tuo Ruach HaKodesh e non dalla mia carne, nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. Oggi parleremo di trovare il coraggio durante i periodi di transizione o di cambiamento. E Vaelech vuol dire e se ne andò o uscì. E stiamo parlando ovviamente di Mosè. La porzione di Torah oggi è molto breve, si legge in Deuteronomio capitolo 31, versetto 1 a 30, basta, non ci sta altro. Però per la porzione di Haftarah, la parte profetica, c'è parecchio da leggere. In 1 Samuele capitolo 1, versetto 1 fino al capitolo 2, versetto 10. Nosea, capitolo 14, versetti 1 a 9 e versetto 10 in alcune Bibbie ebraiche. Gioele, capitolo 2, versetti 15 a 27, Michea, capitolo 7, versetti 18 a 20, Isaia, 55, versetto 6 fino al 56, versetto 8, e Zaccaria, capitolo 14, versetto 1 a 21. E per la Harashah c'è il Nuovo Testamento, leggiamo da Luca 24, versetti 13 a 43, Romani capitolo 9, versetto 30, fino al capitolo 10, versetto 21, Prima Tessalonicesi capitolo 4, versetti 13 a 18 e Ebrei 12, versetti 1 a 17. Allora, Mosè uscì, Vaelech, e rivolse queste parole a tutto Israele. Ho ora 120 anni e non posso più guidarvi. Deuteronomio 31, versetti 1 a 2. Quindi lo studio della scorsa settimana, scusate, sulla parasha Nitzavim ha descritto sia la natura giusta che quella misericordiosa di Hashem. Nel suo giusto e necessario giudizio sul peccato, Hashem disse che avrebbe cacciato il popolo di Israele dalla loro terra, cioè Israele, per aver seguito le loro proprie vie. Ma ha però anche promesso che se il popolo fosse tornato a lui, egli li avrebbe benedetti e lo avrebbe fatto prosperare. Quindi lui promette sempre queste cose. In Nitzavim, la settimana scorsa, poi si è concluso con una scelta che ci è stata proposta, vita o morte o benedizione e maledizione. Quindi il desiderio di Hashem è che noi scegliamo la vita, la benedizione, attraverso la nostra obbedienza e fedeltà a Lui. La porzione delle scritture di questa settimana, Parashat Vaelech, inizia con Mosè che si rivolge alla nazione di Israele. Lui aveva 120 anni ed era giunto alla fine della sua vita terrena. Lui poteva anche vivere molto più tempo, ma purtroppo quella scelta che lui fece nel deserto di colpire la seconda volta la roccia, invece di parlare alla roccia, le ha costato sia la vita eventualmente, ma anche il fatto che non poteva entrare nella terra promessa. Quindi quando il tempismo di Hashem non è in linea con il tuo piano, cosa fai? Il Signore mi ha detto, non attraverserai il Giordano. Deuteronomio 31, 2. Mosè non morì debole,
invecchiato, che non ce la faceva più, ma era forte e sano. Insomma, Hashem lo portò a casa. Era giunto il momento per lui di passare il mantello della sua autorità spirituale al suo successore, Yahushua, Giosuè. Mosè non aveva neanche realizzato tutti i desideri del suo cuore prima della sua morte. Lui desiderava molto profondamente di entrare nella terra promessa. Se vi ricordate bene, lui ha supplicato, supplicato, pregato, pregato. Ma la parola di Hashem fu no. Non gli permise di entrare. Gli è stato permesso semplicemente di vedere la terra promessa da lontano, dal Monte Nebo. In umiltà e forse con grande delusione, Mosè accettò la volontà di Hashem. Sebbene la Torah dica che c'è un tempo per ogni cosa, spesso lottiamo con i tempi e i propositi di Hashem e a volte non corrispondono alle nostre aspettative. Ok? Tante volte ho sentito dire tutto nel tempo del Signore. E c'è gente che poi non fa proprio niente perché dicono sempre tutto nel tempo del Signore. Specialmente purtroppo più sud che si va in Italia e più è così. Però poi c'è gente che invece cerca di spingere i tempi di Hashem e di affrettarli. E neanche quello funziona, che poi ci troviamo con un grande problema e magari anche nei guai. Quindi in Ecclesiasti 3, versetti 1 a 2, sta scritto: per ogni cosa c'è una stagione e un tempo per ogni scopo sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire. Quindi come facciamo a trovare il coraggio di andare avanti quando veniamo chiamati? Perché spesso quando veniamo chiamati, Hashem ci chiede di fare delle cose allucinanti qualche volta, cose che normalmente ci metterebbero paura. Cosa? Devo andare dove? Iniziare che cosa? Io posso dirlo io che quando Hashem mi chiamò di tornare in Italia e di iniziare insieme a mia moglie Gabriella, alla Rebbezia in Gabriella, una casa di preghiera e una congregazione messianica. Io ho detto, ma io non so cosa fare, non so neanche dove iniziare, come si fa tutta questa roba. Ma bisogna avere la fede di farlo. E in Deuteronomio, c'è scritto in Deuteronomio 31, versetto 6, sii forte e coraggioso, non temere, non spaventarti a causa loro, perché il Signore, tuo Dio, va con te, non ti lascerà né ti abbandonerà mai. Questo è vero per tutti quelli che sono chiamati a fare qualcosa per il Signore. Anche se andiamo alla nostra morte, che tanti lo faranno nei prossimi anni, quando noi vediamo adesso, spero che le persone si stanno svegliando, quelle che stiamo vedendo nel mondo, e diciamo si sta venendo l'era dell'Anticristo che verrà fra poco e si rivelerà. Già vediamo i controlli dei governi in generale in tutto il mondo che sanno di avere una mano sopra i popoli. E quindi sappiamo che sta scritto nella Bibbia cosa succederà nel libro dell'Apocalisse: tanti saranno mandati davanti a giudici e messi a morte, okay? E imprigionati o messi a morte, dipende dalla situazione, per la nostra fede. Ma dobbiamo sapere che il Signore è con noi. Okay, con noi. In questa parasha la nazione di Israele è in una transizione molto critica. Sono sul punto di vedere la realizzazione della promessa di Hashem entrando nella terra promessa, ma devono andare avanti senza Mosè. Pensate un po', hanno speso 40 anni con Mosè, lamentandosi, parlando contro lui. Insomma, non è che hanno fatto una bella cosa per Mosè, però hanno avuto lui per 40 anni, sono abituati a avere lui come capo. Mosè vuole che capiscano che non vengono abbandonati e lui incoraggia gli israeliti ad essere forti e coraggiosi mentre sono guidati da Hashem, il nostro
il loro nuovo capo, Giosuè, attraverso il Giordano nella terra promessa. Inoltre Hashem non soltanto va con loro, ma è profondamente impegnato con loro. Cioè lui è insieme a loro in questa conquista della terra promessa. Come gli israeliti, anche molti di noi si possono trovare in momenti critici nella nostra vita. Sappiamo che magari può succedere qualsiasi cosa nella vita, lo sappiamo, abbiamo visto. Perdita di lavoro, perdita di casa, perdita di cari, divorzio, malattia. Questi sono momenti di cambiamento nella nostra vita, da una cosa all'altra, e non è mai facile. Ok, non è mai facile. Io so, stiamo attraversando per noi un tempo di cambiamento, e non è mai facile, però noi ci fidiamo ad Hashem che lui sa ogni cosa. Lui farà con noi della sua volontà, cioè farà la sua volontà nella nostra vita e non dobbiamo mai spaventarci. Quando noi siamo in fase di transizione e sul punto di entrare in una cosa nuova, siamo benedetti quando abbiamo una guida e un'autorità divina nella nostra vita che ci incoraggiano a ricordare che Hashem non ci lascerà mai e non ci abbandonerà. Sapendo che anche ai capi bisogna ricordare di ricevere il mantello dell'autorità con coraggio, ok? Sia Mosè che Hashem incoraggiano Giosuè, per esempio. Tu sei chiamato, chiamate a fare una cosa per Hashem e lui ti dà quel mantello. Tanti sono impauriti, magari intimiditi, ma non dobbiamo esserlo, ok? Io non ho mai chiesto di essere rabbino, ma eccomi qua. Quindi ed è anche un grande peso, perché so che quando, se io dico una cosa falsa, il Signore mi terrà, cioè lui terrà conto di quello che io ho detto. Quindi io prego sempre che lui mi guida nel dire soltanto la verità sua. Allora, Mosè chiamò Giosuè e gli disse in presenza di tutti gli israeliti: sii forte e coraggioso, perché devi andare con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dare a loro, e devi dividerlo tra loro come la loro eredità. Il Signore stesso ti precede e sarà con te. Non ti lascerà né ti abbandonerà. Non aver paura, non essere scoraggiato. Questo è in Deuteronomio 31, versetti 7 e 8. Adonai diede questo comando a Giosuè, figlio di Nun: sii forte e coraggioso, perché farai entrare gli israeliti nei paesi che ho promesso loro con giuramento, e io stesso sarò con te. Questo lo troviamo in versetto 23. Quindi più di una volta lui incoraggia Giosuè. Ognuno di noi dovrebbe essere coraggiosi per entrare nella promessa, sapendo che non vogliamo mai da soli. Adonai, il Signore, è sempre con noi. Quindi adesso parliamo di ascoltare la Torah durante il tempo di Sukkot, che sta per arrivare fra poco. Dice: prendi questo libro della legge e mettilo accanto all'arca dell'alleanza del Signore tuo Dio. La resterà come testimone contro te. Questo vediamo in versetto 26 di Deuteronomio 31. Abbiamo anche visto versetto 9. Quindi in questa parasha Vaelech, Mosè finisce di scrivere tutta la Torah in un rotolo speciale che dà ai Leviti per conservarlo al sicuro nell'arca dell'Alleanza. E c'è da meravigliarsi che ci sia una determinata ricerca in corso per questa sfuggente arca dell'Alleanza, che contiene un tesoro così prezioso come il rotolo originale della Torah, oltre i 10 comandamenti, e la staffa di Aaron, scrisse da Mosè di sua mano. Sappiamo che è stato trovato, facciamo una cosa interessante, è stato veramente trovato l'Arca dell'Alleanza negli anni 70 da un famoso archeologo cristiano che adesso è morto, e l'ha trovato in Gerusalemme sotto il monte di Golgota, in una caverna sotto il monte, una piccola caverna che nessuno sapeva che stava lì.
Lui l'ha trovato e era spezzato in due, l'arca dell'alleanza era spezzata in due, e sopra nella roccia, che era pure spaccata la roccia, perché vi ricordate c'era fu un grande terremoto, c'era del sangue ancora fresco, sia sull'arca dell'alleanza, e che era, è sceso tramite quella spaccatura nella montagna. Ed adesso vicino c'è un piccolo parchetto. Si chiama The Garden Tomb, il giardino della tomba, dove fu messo Yeshua, ed adesso è vuota, e là accanto a destra ci sta questa piccola collina che si chiama Golgotha, e se lo vedete bene assomiglia molto come si dice, la skull di qualcuno. Quindi dicono che la tomba di Yeshua è in quella chiesa famosa in Gerusalemme, che non è vero, prima di tutto, perché sta dentro il limite della città, e Golgotha era fuori. E adesso Golgotha, davanti a Golgotha c'è questo parcheggio di pullman dei arabi, ed è molto bello come posto. Quindi sotto, quando fu trovato questo arca dell'alleanza, gli fu detto semplicemente di stare zitto, e l'hanno ricoperto di terreno. Quindi sotto questo terreno c'è questa arca dell'alleanza. Quindi dopo adesso torniamo a quella di cui stavamo parlando. Dopo aver finito di scrivere la legge, Mosè comandò che tutto il popolo si radunasse per ascoltare le parole della Torah alla fine di ogni ciclo di 7 anni nell'anno Shemitah, che stiamo andando adesso. Il 2015 fu l'ultimo, ed è l'anno della liberazione dai debiti, dalla schiavitù, quando c'era la schiavitù, eccetera, eccetera, che cade durante la festa di Tabernacoli, chiamato Sukkot, che quest'anno inizierà il 20 settembre. Uomini, donne, bambini e persino Egirim, che sarebbero gli stranieri che si sono uniti a noi, al nostro popolo, dovevano radunarsi per ascoltare la legge a Sukkot. E questa è una cosa molto interessante, che è scritto nel libro di Apocalisse, che quando Yeshua regnerà per 1000 anni sulla terra, da Gerusalemme, sarà l'unica festa che sarà richiesta da tutte le nazioni che dovranno partecipare, qualsiasi nazione che non partecipa, a meno che mandano magari qualcuno da parte della nazione. Sarà un po' difficile a quei tempi per gli statunitensi o i canadesi o sudamericani, eccetera, eccetera, andare lì tutta la nazione, però manderanno magari qualcuno che rappresenta quella nazione. Ma qualsiasi nazione non vada, non riceverà la pioggia per tutto quell'anno. Molto interessante. Quindi possiamo capire da questo che non siamo mai stati destinati, prima di tutto, a vivere le nostre vite in isolamento, ma come comunità di credenti. Anche purtroppo tanti credenti, specialmente negli Stati Uniti, anche in Italia, anche in altri paesi, purtroppo nella parte occidentale, diciamo, del mondo, ognuno vuole vivere per conto suo e non si interessa più degli altri credenti. Quando si raduna, magari si raduna una volta a settimana nelle sale, invece di far parte proprio la vita l'uno e dell'altro. Il Signore sta per insegnare anche al suo corpo di Yeshua, alla sua Chiesa, cosa significa unirsi se uno vuole sopravvivere a ciò che sta per venire. Dice in Ebrei 10:25, per esempio: non smettiamo di incontrarci insieme, come alcuni sono soliti a fare, come adesso. Ma pensate alla scritta a quell'epoca. Ma incoraggiamoci a vicenda, e tanto più mentre vedete avvicinarsi il giorno. Molto più vero adesso che prima. Quindi, adesso parliamo di prevedere la ribellione di Israele, perché lui aveva già previsto, cioè la ribellione di Israele.
Riposerai con i tuoi padri, sta parlando con Mosè. Presto queste persone si prostituiranno agli dei stranieri del paese in cui stanno entrando, ma abbandoneranno e infrangeranno l'alleanza che ho fatto con loro. Questo è il versetto 16. Questa parasha, che è molto breve, soltanto tre versetti, rivela che Hashem, che conosce la fine dall'inizio, sapeva in anticipo che Israele si sarebbe voltato verso divinità straniere. Ho sentito, mi ricordo, una volta Pozzuoli, un prete, e diceva che Dio non sa mai cosa sceglieremo di fare, se sceglieremo di dire sì o no, faremo ciò che è giusto o non giusto. Purtroppo questo è falso. Non capisco da dove vengono queste parole di un prete così. Purtroppo sono persone che si mettono in posizioni che non sono chiamate ad essere. Per Dio, per Hashem, non c'è tempo. Non c'è tempo, non c'è ieri, domani o oggi per lui. È tutto un tempo. Lui è al di fuori del tempo, ha creato il tempo, ma lui è al di fuori. Quindi sa, vede ciò che è successo 5.000 anni fa, come vede ciò che sta succedendo oggi e come già sa cosa succederà fra altri 2 o 3.000 anni. Che lui già sa, se no come avrebbe fatto poter far scrivere dei libri dei profeti, delle profezie. Quando io ho perso tutto quello che avevo nel 2010, lui già sapeva quello che mi è successo, mi sarebbe successo. E quando io disse no a lui a quell'estate, prima di perdere tutto, la persona che mi ha dato la parola ha detto sì, lo so, lo Spirito Santo ha detto che già sapeva che tu avresti scelto così, che tu puoi scegliere la strada più difficile per arrivare al suo scopo. Quindi lui mi ha fatto arrabbiare, però ho scelto la strada molto più difficile, in modo che dovevo perdere tutto. Invece, avessi detto di sì, avrei potuto ottenere tutte le mie cose, tutto quello che mi apparteneva, anche arrivare in maniera un po' più degna, diciamo, però lui sa ogni cosa. Lui sa ogni cosa. So cosa sono disposti a fare anche prima di portarli nella terra che ho promesso loro con giuramento. Questo in versetto 21. Insomma, non sono soltanto gli antichi israeliti a soffrire dalla malattia della natura peccaminosa o dire no al Signore o fare quello che vogliono. Tutta l'umanità è stata impettata dal veleno del serpente nel giardino dell'Eden. Hashem conosce la tendenza umana ad essere ostinata e ribelle, quindi anche prima che gli israeliti si trovassero sulle rive del Giordano pronti ad attraversarlo, Hashem aveva già un piano in atto per redimere, liberare e salvare Israele dai loro peccati e tutti noi che crediamo in Yeshua. Ma non soltanto Israele, quindi quel piano fu manifestato nella carne, come ho detto prima, in Yeshua HaMashiach, Yeshua il Messia, che prese tutti i nostri peccati su di sé, sul palo dell'esecuzione o sulla croce, come lo potete chiamare, e possiamo dire Alleluia, lodate il Signore, poiché proprio come per la disubbidienza di un solo uomo, Adamo, in molti furono resi peccatori. Così anche per l'obbedienza dell'unico uomo, Yeshua, i molti saranno resi giusti. Questo troviamo in Romani 5, 19. Quindi adesso parliamo di Shabbat, Shuvah, che sarebbe Shabbat del ritorno. Dice, torna in Israele al Signore tuo Dio, i tuoi peccati sono stati la tua rovina. Questo vediamo in Osea 14, versetto 1. Quindi lo Shabbat di questa settimana si verifica durante un periodo molto speciale di 10 giorni tra Rosh Hashanah, che era il capodanno ebraico che abbiamo festeggiato questa settimana scorsa, Yom Kippur, è giorno dell'espiazione, chiamato sia Yamim Noraim, giorni di timore reverenziale, che si chiama anche Assaret Yamai Teshuvah, i 10 giorni di pentimento. I giorni di timore sono tradizionalmente il periodo in cui andare bene
con Hashem e nostro prossimo attraverso il pentimento, chiedendo perdono. Quindi vogliamo andare bene con lui e i nostri prossimi. Questo Shabbat, quindi, che cade tra Rosh Hashanah, cioè che oggi, questo Shabbat, e Yom Kippur è il primo del Capodanno ebraico. Si chiama Shabbat Shuvah, o Shabbat del ritorno, poiché la lettura di Haftarah inizia con l'esortazione Shuvah Israele, cioè Shuvah Israele, ritorna o Israele. È chiamato Shabbat Teshuvah, Shabbat del pentimento, perché è uno dei 10 giorni del pentimento. Teshuvah deriva dal verbo ebraico shuv, che significa tornare o tornare indietro. Ok? Mosè esorta il popolo a confidare in Hashem e non in nessun'altra forza, siano esse nazioni potenti, cavalli di guerra o idoli. Ok, possiamo mettere in mezzo questo qua. Vaccini, governi, presidenti, carri armati, aerei, qualsiasi cosa in cui noi vogliamo mettere la nostra fiducia, non andrà mai bene. Okay. Osea promette che quando Israele tornerà da Hashem e confesserà il suo peccato, Hashem si allontanerà dalla sua ira e porterà guarigione e restaurazione a Israele. Dice: guarirò la loro ribellione e li amerò generosamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come la rugiada per Israele, fiorirà come un giglio. Osea 14, versetti 4 e 5. Quindi Hashem sta aspettando che ognuno di noi torni a lui in teshuva, pentimento. Quando ci rivolgiamo a lui, lo troviamo che aspetta a braccia aperte di riversare liberamente su di noi il suo amore, guarigione e restaurazione. Un po' come la storia del figlio prodigo, no? Cosa ha fatto, signori, il padre quando l'ha visto tornare? Cioè, non è che è andato il padre verso il figlio a cercarlo, no. Aspettava che tornasse, ma quando l'ha visto tornare, è corso verso di lui, l'ha abbracciato, l'ha restaurato, perfino fatta una grande festa. Quindi voi che cosa state aspettando? Chi di voi che si deve pentire da qualcosa, magari anche disubbidienza del Signore, a mancanze di perdono, ok? Ai nostri vicini, magari ai parenti, agli amici, qualcuno che ci ha fatto del male, anche magari noi stessi. Perché spesso io mi trovo che non riesco a perdonare me stesso per qualcosa che ho fatto. Dobbiamo perdonare. Siamo chiamati a farlo e dice la Bibbia: chi non lo fa non sarà perdonato al Signore. Vuol dire che sarà messo nell'inferno chi non sarà perdonato. Anche. Quindi chiunque può chiamarsi cristiano, credente, quello che volete, evangelico, messianico, ma se non perdoni, sarà gettato nelle fiamme. È importante, signore e signore, questo è importantissimo. Dobbiamo tornare al Signore in teshuva, pentimento. Quando ci pentiamo veramente, Lui è sempre pronto ad abbracciarci e cancellare tutto quello che abbiamo fatto. Non se lo ricorda più. Quindi parliamo di Tashlich e di trovare la misericordia. Avrete di nuovo compassione di noi, calpesterai i nostri peccati, getterai tutte le nostre iniquità negli abissi del mare. Michea 7,19. Quindi su Shabbat Teshuva si legge anche una nota promessa di perdono da una breve parte del libro di Michea. All'inizio di questa settimana, a Rosh Hashanah, che abbiamo fatto, questa scrittura è stata recitata anche quando il popolo di Israele praticava l'antica usanza della Tashlich, abbandono. È una tradizione in cui il popolo di Israele va a un fiume o a un qualche specchio di acqua, a un lago, un mare, qualsiasi pezzo, corpo d'acqua, e getta il briciolo dei pani nell'acqua per liberarsi simbolicamente del peccato. E mentre lo fanno, recitano questi versetti seguenti:
Chi è un Dio come te che perdona il peccato e perdona la trasgressione del residuo della sua eredità? Non rimani arrabbiato per sempre, ma ti diverti a mostrare pietà. Avrai di nuovo compassione di noi, calpesterai i nostri peccati e getterai tutte le nostre iniquità negli abissi del mare. Sarai fedele a Giacobbe e usa misericordia ad Abramo, come hai giurato ai nostri padri in tempi lontani. Questo è il versetti 18 a 20 di Michea 7. Quindi non possiamo appellarci alla misericordia di Hashem sulla base della nostra giustizia, ovviamente, ma sulla base del patto. Il popolo di Israele lo capisce, sa che Hashem è fedele all'alleanza che ha giurato ai nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Ogni seguace di Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, sta anche davanti ad Hashem per merito del patto di sangue di Yeshua. E questo vediamo in Matteo 26, versetto 28, Luca 22, 20, Ebrei 9, 20 e Ebrei 10, 29. Inoltre, i credenti sono membri dello Stato di Israele e partecipano dell'eterna alleanza di misericordia e pace con Hashem. Ricordatevi, siete stati innestati. Mi ricordo questa settimana scorsa qualcuno mi ha attaccato molto, molto su Messenger dicendo che noi sbagliamo facendo questo. E io ho detto, guarda, se tu vuoi parlare contro noi ebrei, se tu vuoi, come si dice, innalzare e avere un atteggiamento superiore a noi, sta scritto, e gli ho dato il passo nella Bibbia, non me lo ricordo al momento, Matteo 11, il patto di non atteggiarvi, se no tu sarai tolto, e il tuo ramo sarà tolto. No, non era Matteo 11, scusate, Romani 11. Quindi questo è vero. Chiunque credente che è un gentile, che si vuole innalzare oltre il popolo e avere un atteggiamento sbagliato contro di noi, gli può essere tolto il ramo. Ok? E non auguro a nessuno. Ok? E questo lo troviamo in Efesini 2, 12 e versetto 19 anche, Isaia 14, 1, Ezechiele 47, 22, parla di questo essere membri dello Stato di Israele. E poiché la parte odierna del Brit Hadashah, cioè del Nuovo Patto, Nuovo Testamento, ci ricorda di portare la Torah di verità a Israele e alle nazioni, possiamo essere forti e coraggiosi nel condividere la buona notizia del perdono in Yeshua, a Mashiach. Sta scritto, come allora possono invocare quello in cui non hanno creduto e come possono credere in colui di cui non hanno sentito parlare e come possono ascoltare senza che qualcuno predichi loro. Quindi questo è il versetto che parla riguardo questo. Vi voglio augurare Shabbat Shalom, mi voglio bene, e chiunque vorrebbe accettare Yeshua adesso come Messia, come Salvatore personale, lo può fare adesso, perché è l'unico modo di poter veramente chiedere perdono e avere perdono per tutti i nostri peccati. Noi possiamo gettare quanti bricioli di pane che vogliamo nell'acqua, ma non farà proprio niente, è solo un simbolo. Noi possiamo fare tutte le buone azioni, tutte le preghiere giuste, ma non ci saprà niente di quella roba. Soltanto il sangue di Yeshua può salvare. E lui dice, chiunque crede in me sarà salvato. L'unica cosa. E come ha detto lui, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno può andare da Padre che tramite me. Quindi soltanto a lui. Lui è l'unica porta al Padre, è l'unica porta alla salvezza eterna. Quindi se vuoi accettare Yeshua come il vostro Messia, lo potete fare adesso. Con me, ripetete questa preghiera insieme a me. Baruch atta Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan manu et derech ha Yeshua b'Mashiach Yeshua.
Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci ha dato la via della salvezza in Yeshua Messia. Basta, se tu hai creduto questo quando l'hai fatto, quando l'hai pregato, tu sei una nuova creatura. Chiedi perdono a Yeshua, lui ti ha già perdonato. Basta chiederlo, non devi fare altro. Adesso voglio chiudere questo tempo con la benedizione di Aaron. Yevarashesha Adonai Bishmerecha. Yaira Adonai Panabalasha Bichunecha. Yisa Adonai Panabalasha Bishemlecha Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach Sarah Shalom Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore levi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Messia, Principe della Pace. Shalom. Grazie di essere di averci ascoltato oggi. Se volete contattarci, ci sarà il link dei contatti sotto. E se volete darci una mano, sostenerci, vi chiediamo anche quello. Non chiediamo mai niente, perché tutto quello che facciamo lo facciamo con amore e in obbedienza ad Hashem. Però se avete il desiderio di aiutarci in qualche modo, avremo bisogno di un vero sostegno in questo tempo che sia io e la Rebezzina abbiamo perso il lavoro, tutte e due, anche noi. Quindi vi vogliamo bene e anche se volete avere counseling, aiuto in qualche difficoltà che magari anche voi state passando, c'è anche un link sotto che porta al sito della Rebezzin Gabriella che si chiama Machaseh Shel Tikva ed è un sito che offre proprio questo servizio di counseling basato sulla Bibbia soltanto. Siate benedetti nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen.